La Befana dell'Aragona di Vasto porta in riva l'Adriatico un 2-2 non troppo spettacolare su un campo ai limiti della praticabilità. La Vastese torna a fare punti e inizia degnamente l'era D'Adderio. Il Campobasso si lecca le ferite e dimentica di essere difesa bunker dopo i 6 gol al passivo negli ultimi 3 turni. Evidente la divergenza di facce della squadra di Cudini, che in trasferta ha vinto una sola volta su 4. Dirige il signor Vingo di Pisa. Nella prima parte la gara è abbastanza equilibrata, con la Vastese che bada a non commettere sbavature, mentre il Campobasso cerca il guizzo giusto, che arriva al 16° minuto, in cui è bontà a guadagnarsi un calcio d'angolo. Dalla bandierina si presenta Esposito, traiettoria deviata in rete con maestria dallo stesso Bontà, che nel gioco aereo ha davvero pochi rivali. Rosso-blu in vantaggio all'Aragona e per il centrocampista di Cudini è il 6° gol in 9 giornate. Dopo il gol il Campobasso diventa padrone della gara al 31° in piena area di rigore. È Zammarchi a tagliarsi uno spazio e a mettere al centro, allontana Valerio, riprende Brenci che conclude però troppo debolmente, presa di Rienzo. Al 36° Moviola da chiamare in causa, cross di Obodo, stacco di Martiniello, la palla finisce addosso a Fabriani, qualcuno della Vastese invoca un braccio ma ingiustificatamente. La Vastese pareggia quasi a sorpresa al 37°, punizione distante di Bernardi, allontanata da Menna, Valerio conclude di prima intenzione, forse Piga si tuffa con troppo anticipo e la palla finisce in rete. Esultanza rabbiosa di Valerio, che smette la maglietta e rimedia un giallo, mentre D'Adderio si gode un parziale che vede riprendere la capolista soltanto per qualche minuto, perché il Campobasso ha la giusta reazione nei minuti finali. Siamo al 40° quando è Brenci ad aprire un corridoio per Candellori, c'è un buco difensivo dei bianchi e il gol di rapina del centrocampista rossoblu. Il Campobasso passa in vantaggio a ridosso della fine del primo tempo. Dopo un minuto di recupero tutti all'intervallo, con le immagini di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa. D'Adderio decide di cambiare dal primo minuto, dentro Cardinale, fuori Gentile per Cudini. Il Campobasso va bene così com'è, Candellori carica il destro al 6° ma la palla è molto imprecisa, replica Vastese al 13° sugli sviluppi di un angolo, incrocia di testa Martiniello con presa a terra di Piga. Intorno al 20° fuori Fabriani, dentro Martino nei rossoblu. Al 24° conclusione di Brenci con palla sul fondo, la Vastese ci deve provare. Al 26° dopo il cross di Obodo da sinistra al centro, i bianchi reclamano un braccio di Van Zan, ma qui il direttore di gara non ravvisa irregolarità. Un minuto più tardi, grande occasione per il tris di marca ospite, Cogliati si fa in 4 sulla sinistra, mette in mezzo dove Zammarchi manca il pallone. Al 28° cross interessante avvitato di Meola, Valerio si tuffa sul pallone ma colpisce Piga, i due rimangono frastornati a terra per qualche secondo. Al 33° la punizione di Obodo non inquadra la porta, mentre i tecnici provvedono ad una girandola di cambi. D'Adderio fa entrare Sorgente al posto di Di Filippo, Cudini getta nella mischia Sforzini e Tengorang in luogo di Brenci e Zammarchi. Ancora forze fresche per D'Adderio, dentro Martinez per Meola, un cambio che poi si rivelerà quello più giusto. Nel finale al 44° Cudini inserisce anche Sbardella al posto del capitano Bontà, che cede la fascia a Menna. Vengono assegnati 4 minuti di recupero, al secondo dei quali Sbardella precipita addosso all'avversario, è un fallo abbastanza gratuito dal quale poi nasce la punizione di Martinez, trasformata nel 2-2 finale ed insperato degli abruzzesi, complice una barriera rossoblu distratta ed un Piga forse in ritardo. Finisce con un pareggio che per Fulvio D'Adderio ha il sapore della vittoria, mentre un Brodino che ha le sembianze di sconfitta per un Campobasso che conserva il primato ma che pare sia diventato squadra abbastanza vulnerabile.